Erano 500 i bambini che hanno partecipato a Vigevano all'evento Fattoria in Castello, la festa conclusiva del progetto Educazione alla Campagna Amica di Coldiretti Pavia, un progetto che ha coinvolto tutte le scuole del territorio, a partire dalla scuola primaria. Durante la mattinata, nel cortile del Castello Sforzesco, i ragazzi hanno partecipato a laboratori didattici e giochi a tema agricolo, tenuti dalle aziende di Coldiretti Donne Imprese Pavia e di Campagna Amica Pavia, un'occasione utile per insegnare ai ragazzi, anche in modo divertente, l'importanza dei prodotti della terra e dell'ambiente che ci circonda, a partire dalle api e dalla loro funzione di impollinazione, per spiegare le quali sono state organizzate attività didattiche apposite. I bambini poi sono molto sensibili al mondo dell'ape, più degli adulti, anche se hanno paura logicamente della puntura dell'ape, però con qualche piccolo trucco e stratagemma si può insegnare, si può spiegare ai bambini come evitare la puntura oppure la situazione che porta a un rischio puntura, e quindi una volta eliminato quello c'è un interesse grandissimo dei bambini. I ragazzi sono stati coinvolti anche in un laboratorio dove potevano disegnare gli animali della fattoria, un laboratorio tenuto dal fumettista Roberto Da Piaggi, al quale diversi bambini si sono rivolti incuriositi. In questo momento sono disegni degli animali della fattoria, fatti tutti con i pastelli a cera. Vengono poi divisi, sono già tagliati, poi disegnati dai bambini, poi riassemblati con i pastelli a cera. È un'attività che funziona bene, poi i pastelli a cera rendono molto bene. Ho disegnato 20 animali e adesso vengono divisi per ogni classe. L'obiettivo della giornata per Coldiretti Pavia è anche quello di aver stimolato la curiosità di quelli che saranno i consumatori di domani e insegnare a loro un uso consapevole del territorio. Oggi, come dicevo, è la festa conclusiva di questo progetto. Una rappresentanza di bambini di tutte le scuole della provincia sono qui oggi a festeggiare con noi, a imparare ulteriori argomenti che riguardano l'agricoltura, la sostenibilità e la dieta mediterranea, a dare importanza alla nostra agricoltura, sperando di renderli consumatori consapevoli per il futuro.